Buongiorno web amici, ed ecco qua l'altro video che mi hanno chiesto già un po', giustamente perché io ho messo quello della 500X, ma vi do anche il firmware per aggiornare il nostro WooCommerce da 5 pollici per la 500, 500L, la Mito, Giulietta, Y, Doblò e Ducato, ok? Quindi, come al solito, in descrizione sotto vedrete il file da scaricare. Una volta che scaricate il file, che sarà questo qua, vedete 13.00.57.05, troviamo la cartella così, cliccheremo tasto destro, poi estrai il file, metteremo ok e ci darà una cartella come questa. Vedete, questa avrà all'interno tutti questi file qua. Mettiamo una nostra chiavetta USB, io ce l'ho da 2 giga, non serve tanto grande. Vedete qua la formattiamo in FAT32, formattazione veloce va bene, avvia, ok. Una volta che ha formattato, apriamo la nostra chiavetta, apriamo la nostra cartella, prendiamo tutti questi file, li trasciniamo così, oppure basta anche per dire tasto destro, copia. E di nuovo qua sulla chiavetta, tasto destro e incolla, come vi viene più comodo. Una volta copiato tutti questi file, andiamo nella nostra auto e iniziamo a fare l'aggiornamento, ok? Che adesso vi spiegherò. Ovviamente ci andrà un po' a copiare, adesso io veloce, ma vedete ci va il suo tempo, ok? Andiamo in auto e vediamo come fare. Allora, prima cosa da fare è vedere ovviamente il software che montiamo, quindi inseriamo la chiave nel quadro, giriamo in modalità marcia senza metterla in moto, non c'è bisogno, aspettiamo un attimo appunto che la radio si accenda, poi allora in alcuni modelli tipo questo che è diciamo uno dei primi, teniamo premuto setting per un po' di secondi. Vedete, viene pure questa scritta qua, clicchiamo setting, andiamo su general e vediamo che c'è la versione software che è installata. In alcune altre Unconet dobbiamo schiacciare contemporaneo radio media e browser insieme per 5 secondi, oppure alcune solo radio e browser, quindi provate o solo setting o radio enter qua, oppure radio media e enter per 5 secondi. Una volta fatto schiacciamo qua e ritorna di nuovo in modalità normale. Poi nella chiavetta abbiamo messo il file che appunto vi ho fatto vedere prima, quindi una volta copiato tutti i file lo mettiamo nella solita chiavetta porta USB, che è l'unica che c'è, la inseriamo. Aspettiamo un attimo, qualche secondo che fa la verifica. Come vedete, ecco, vedete che dice software update, quindi di attendere un attimo che controlla appunto la versione che ha nella chiavetta rispetto a quella attualmente montata. Dopodiché lanceremo l'aggiornamento. Allora, come vedete, all'incirca dice di nuovo appunto non rimuovere la chiavetta, ci va, vedete, approssimativamente 30 minuti di tempo per poter fare questo aggiornamento del firmware. Questo aggiornamento va bene per tutti i modelli, sia con il navigatore sia senza navigatore. Cosa c'è altro da dire? Mi raccomando, la chiavetta formattatela in FAT32, come vi ho fatto vedere appunto prima nel primo passaggio dove abbiamo formattato sia la chiavetta e inserito i file sulla chiavetta appunto. I file non va alla cartella intera, ma bensì l'interno della cartella, come abbiamo visto. Allora, vi può capitare
che la prima volta mi dice errore, come è successo a me, basta togliere la chiave, la chiavetta USB, riaccendere col pulsantino la chiave e inserire di nuovo l'USB e riparte come vedete in questo momento. Quindi attendiamo questi 30 minuti e vediamo appunto poi dopo se è andato a buon fine e il cambio diciamo del firmware, che poi questo è l'ultimo che c'è al momento. Ok, vedete, quando ho finito vi dirà questo e poi togliamo l'USB così, in modo che poi si riavvierà e vedremo se ha aggiornato il film, ma dicendo che appunto l'aggiornamento è avvenuto, sicuramente il film è quello nuovo. E vi capiterà, mentre sto aggiornando, se passiamo la radio adesso si vede il display ma si sente l'audio, e vi capiterà mentre aggiornate, appunto vi stavo dicendo, che si riavvierà un po' di volte, ripartirà, vi sembra da capo ma non è così, perché si riprende da dove aveva diciamo terminato il riavvio. Quindi non preoccupatevi, è una cosa normale, voi lasciate lì la chiave USB finché non ha completamente terminato con quella scritta che avete visto adesso. Io ovviamente ho tagliato il video perché ci va mezz'ora e più per fare l'aggiornamento, appunto. In teoria adesso l'aggiornamento è fatto, e al prossimo tutorial, ciao ciao.